Buongiorno e ben ritrovati qui a questo Teleragione in versione agostana. Se sentite qualche ticchettio è perché sta diluviando sopra la mia macchina e quindi immagino che sentirete qualcosa. E niente, ho deciso di fare questa puntata estiva. Perché le notizie che arrivano sono veramente incredibili. La prima notizia, che l'ho dovuta leggere 4 volte, 5 volte, me la sono sognata la notte, cosa di veramente allucinante, è che le Nazioni Unite, o meglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiede una tregua di una settimana, perché a Gaza c'è stato un caso di poliomielite e quindi vorrebbero vaccinare 640.000 bambini a Gaza. Quindi questi si svegliano dopo un massacro, un genocidio, 40.000 civili ammazzati, un numero imprecisato di feriti, fame endemica, malattie, carestie. La maggior parte delle vittime sono bambini, la maggior parte delle vittime sono donne, per non parlare dei mutilati, degli orfani. C'è un caso di poliomielite e riempiono i giornali dicendo che bisogna vaccinare i bambini di Gaza. Veramente. Cioè, qui cascano le braccia, cioè fate schifo, cioè siete veramente il vomito, siete veramente la feccia e veramente io non riesco a comprendere come ci sia qualcuno che ancora sta a sentire, dia un minimo di credito a questi scellerati, a questi debosciati, questi scriteriati. Questi sono matti da legare, sono matti da legare. Abbiamo visto immagini di torture, abbiamo visto palestinesi utilizzati come scudi umani. Il 60%, più del 60% degli edifici di Gaza è stato raso al suolo, le strutture sanitarie, le infrastrutture civili, un qualcosa di veramente inaudito, mai visto nella storia, in diretta, cioè visto sotto gli occhi di tutti. L'organizzazione delle Nazioni Unite stesse, lo UNRWA, che è stato bersagliato, che è stato dichiarato organizzazione terrorista, gli sono stati tolti i fondi e questi si svegliano per un caso di poliomielite. Cioè, veramente, io cioè, veramente ti cascano le braccia. No. È una roba, verrebbe voglia di strapparsi i denti dalla bocca, di cavarsi gli occhi, perché lo sconcerto, la rabbia è veramente oltre ogni misura. Io non so più che dire, non so più che fare. Cioè, veramente, un caso di poliomielite e questi vogliono vaccinare 600 bambini che non hanno il cibo, bambini che non hanno le cure, bambini che non hanno i genitori. Il loro problema è un caso di poliomielite, bisogna tregua per vaccinarli. Andate a fanculo, veramente ve ne dovete andare a fanculo, fate schifo, fate veramente schifo. E poi, dall'altro lato, in Ucraina, che succede? No? Si è scoperto che il sabotatore del Nord Stream è un ucraino e niente, non succede nulla. Non succede nulla, nessuno dice nulla, non, come se nulla fosse. Cioè, questi hanno fatto saltare un'infrastruttura fondamentale per l'Europa e nessuno dice nulla. Cioè, veramente, io non ho, immaginate se l'avesse fatto un russo, cioè se immaginate se si fosse scoperto che era un sommozzatore russo, questi avrebbero invocato l'articolo 5 della NATO e avrebbero dichiarato guerra alla Russia. Invece l'ha fatto un ucraino, poi ovviamente leggi Wall Street Journal, no? Dice dopo una notte di sbronze, io sto con i miei amici sommozzatori al bar, no? Ci sbronziamo e dopo dice che facciamo? Dai, andiamo a far saltare il gasdotto, dai, che facciamo? No? Il tritolo, dove lo andiamo al supermercato, compriamo l'esplosivo, andiamo giù, lo piazziamo, no? Ci mettiamo su col telecomando e lo facciamo saltare, cioè veramente è una roba, cioè, poi dicono che noi siamo i complottisti. Prima l'aveva fatto saltare per aria Putin, no? Vi ricordate, no? Che ovviamente tu quando parti per le vacanze, anziché chiudere il gas, ci metti una carica esplosiva e lo fai saltare, no? Perché Putin, se avesse voluto privare l'Europa del gas, che poteva fare? Doveva far saltare in aria il gasdotto, non gli bastava girare la manopolina, no, lui si fa saltare per aria il gasdotto. E qualcuno si è bevuto questa mica. Addirittura gli ucraini, cioè quelli che hanno fatto saltare il gasdotto, avevano invocato l'articolo 5 della NATO contro la Russia perché avevano puntato il dito contro la Russia. Cioè, qui veramente io mi sembra di essere sulla luna, no? Questi, Zelensky decide di far saltare il gasdotto, no? Anzi, Zaluzny lo decide. Zelensky gli dà l'ok.
La CIA se ne accorge e fa finta di dire no, ragazzi, non lo dovete fare. Zaluzny decide di andare avanti comunque, lo fa saltare. Il consigliere di Zelensky il giorno dopo dice che sono stati i russi, cioè pur sapendo che sono stati loro, e quindi ci vuole spingere nel baratro della terza guerra mondiale. No? E poi, tra l'altro, Zaluzny, che cosa fanno? Lo fanno diventare ambasciatore ucraino a Londra, no? Giustamente, il premietto. E in Europa tutti zitti. Cioè, qui c'è uno stato criminale che attacca le centrali nucleari, che ha attaccato uno stato sovrano come la Russia con 6.000 testate nucleari, che potrebbe dichiarargli guerra e incenerirli. Hanno distrutto un'infrastruttura fondamentale per l'Europa. E noi che facciamo? Gli mandiamo i soldi e le armi. Ma poi l'ultima puntata, ve lo ricordate? Non è un paese per, non è un paese per famiglie. Poi non si trova uno straccio di soldo per le famiglie. E poi abbiamo l'inviata Rai, no? Della televisione di Stato italiana, che entra illegalmente in Russia come un freelance qualsiasi, no? E fa servizi di propaganda per la Russia. Eppure qui come se niente fosse. Come se niente fosse. Cioè, io veramente, ragazzi, cioè io se fossi un russo, veramente, io innalzerei una cortina di ferro alta 40 metri e non vorrei avere più niente a che vedere. Cioè, questo è un mondo di pazzi. Questo è un mondo di pazzi. Vaccinare 640.000 bambini a Gaza che muoiono di fame, mutilati, per un caso di poliomielite. E poi il vaiolo delle scimmie, emergenza mondiale. Cioè, ragazzi, questo è un mondo che ha perso il senso. E la cosa allucinante è che ci stanno molta gente dalla nostra parte che su questi temi sta lì e fa finta di nulla, non li vede, non li capisce. Io veramente rimango all'idea del riscaldamento globale. Cioè, questi vogliono scatenare la terza guerra mondiale, ti rompono i coglioni per la Panda Diesel. No? Intanto bombardano Gaza con una quantità di bombe ben oltre superiore a quelle in quantità di chilotoni superiore a Hiroshima e Nagasaki. Però poi ti rompono i coglioni col telegiornale, col riscaldamento, e ti colpevolizzano. Cioè, io veramente, io non... Abbiamo perso il senno, abbiamo perso la ragione, niente ha più senso, veramente. Io non so come si possa, veramente... Quando ho letto la notizia della vaccinazione a Gaza, veramente volevo strappare i denti dalla bocca. È un qualcosa che non è comprensibile. Io vi prego di perdonare il tono enfatico, però io non so più che cosa dire e che cosa fare. Questi veramente al di là delle mie possibilità, delle possibilità di una persona normale di cercare di capire, no? Cioè, abbiamo visto le immagini di un reattore, di una torre di raffreddamento in fiamme, perché questi ci hanno sparato contro un drone kamikaze. Arrivano notizie che stanno progettando di utilizzare una bomba sporca a Zaporozhye, no? Oppure alla centrale in Russia, lì a Kursk, nella regione. E niente. E i tedeschi vogliono ancora mandargli i finanziamenti, i carri armati. Cioè, questi gli hanno fatto saltare per aria il gasdotto. Cioè, qui veramente ha detto bene Travaglio nell'editoriale di oggi. Cioè, siamo passati dalla sindrome di Stoccolma alla sindrome di Berlino, perché veramente hanno ammazzato dei giornalisti con attacchi terroristici, hanno attaccato infrastrutture civili come il ponte di Kerch, dando la colpa ai russi. Poi escono le notizie e niente, tutti fanno finta. E poi i complottisti siamo noi, capito? Siamo noi quelli delle ipotesi fantasiosi, quelle delle tesi fantasiose. No, poi tra l'altro il Nord Stream l'avevano detto, l'aveva detto Victoria Nuland, l'aveva detto Biden, l'avevano detto che quel gasdotto non sapeva da fare e che presto sarebbe diventato un tubo d'acciaio inutilizzabile sul fondo del mare. E l'hanno fatto. E hanno accusato i russi. Come hanno continuato ad accusare i russi di ogni nefandezza, e ancora oggi ci stanno giornali come il Fatto Quotidiano che ancora danno del criminale, del pazzo a Putin. Ma quando dall'altra parte, ma chi sono i pazzi e i criminali? E questi che devono fare? Devono stare lì a guardarli. Devono dire, no, prego, accomodatevi. Cioè, questi bombardano le nostre infrastrutture. Figuriamoci che cosa potrebbero fare se avessero mano libera con i russi. E questi non hanno il diritto di difendersi. Cioè, il diritto di difendersi ce l'hanno solo gli ucraini. Che poi, tra l'altro, veramente... No, guardate, io vi chiedo scusa per questo sfogo. Vedo le persone in vacanza. Io stesso sto in vacanza con mio figlio, ma ogni tanto mi capita di bloccarmi,
di riflettere e di avere un senso di straniamento nel vedere situazioni orgiastiche, di divertimento, di noncuranza, di preoccupazioni per problemi effimeri, mentre veramente stiamo ballando sul bordo di un vulcano che sta per esplodere qui. E piano piano, passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, ci stanno portando letteralmente nella direzione del caos. Noi viviamo in un paese meraviglioso, non c'è un paese più bello dell'Italia, non esiste, non esiste, potete girare 8 volte il mondo e non lo trovate un paese come l'Italia. Abbiamo dei patrimoni enormi, eppure parli con gli imprenditori, ero ospite in un albergo, ti fanno, vedi proprio il declino di strutture che un tempo erano fiorenti, schiacciate dai costi e devono cominciare a tagliare sul personale e sulla qualità e sulla pulizia e sulle colazioni. Perché? Perché magari il costo dell'energia è triplicato o quadruplicato, per colpa di chi? No? Il mercato libero, no? Il famoso mercato libero. Invece dovevano fare la guerra alla Russia, ma già l'avevano previsto. Infatti i costi sono aumentati prima dell'inizio dell'operazione speciale, non dopo. Però va tutto bene, va tutto bene. E niente, io vi chiedo di scusarmi e niente, la prossima volta cercherò di essere più sobrio. Ma veramente certe volte c'è da essere sconvolti proprio, veramente. Questi è un mondo di pazzi, un pazzi criminali, siamo in mano a pazzi criminali e si sta dando mano libera a governi, a regimi criminali come quello ucraino, quello israeliano, che sono veramente paesi completamente asserviti e sono veramente il braccio armato come la mafia, come in Narcos. L'impero da sempre si avvale di strutture criminali, lo ha fatto nel passato, lo sta facendo nel presente, lo farà nel futuro e si avvale soprattutto di stati canaglia, stati criminali armati fino ai denti, abitati da soggetti fanatici, ideologizzati, che sono completamente accecati dall'odio, dal fanatismo e dall'ideologia. E purtroppo questo tipo di mentalità stanno cercando di importarla anche qui da noi, perché poi è chiaro che da qualche parte dovremo atterrare, no? E lo ripeterò fino alla nausea. Questa è la storia dell'uomo che precipita dal grattacielo e continua a dire fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma è l'atterraggio. Grazie e alla prossima puntata.